Dopo giorni di polemiche, timori, pollai e galline, ieri sono iniziati gli interventi a Piazza Cairoli. Finalmente via il parquet. In occasione del Natale, il centro dello shopping messinese si prepara a cambiare volto. Un percorso questa volta condiviso con associazioni di categorie e non solo, e che ha messo tutti d'accordo. Allora, come sono nati? Intanto sono nati dalla volontà dell'amministrazione di riparare a questo disastro di Piazza Cairoli che tanto disagio ha portato, cosa di cui sempre ci scusiamo e ci dispiace per quello che è accaduto. Siamo riusciti a sbloccare la possibilità di spendere in anticipazione sul bilancio 2016, quindi immediatamente, nel giro di un paio di giorni, insieme col dirigente Amato abbiamo individuato un paio di possibilità di intervento. Una era questa del Prato, un'altra era quella di fare dei pannelli da decorare. Ci siamo confrontati immediatamente con tutte le sigle che si occupano di commercio a Messina e la soluzione che è emersa come più costruttiva, più possibile, più fattiva è questa di mettere il Prato, su cui poi tutte le sigle dei commercianti andranno a realizzare questo addobbo arredo, a cui parteciperanno anche con un piccolo sostegno economico alcune delle nostre partecipate. Quindi la storia nasce così. Su questo prato c'è quest'idea presentata da questo gruppo CREAB di questi alberi, di questi cartelli natalizi. Adesso la città aspetta di vedere il risultato, ben fissati i tempi e ovviamente i costi di tutta l'operazione. L'amministrazione spenderà circa 15.000 euro, di questi 15.000 euro una metà sono delle somme, diciamo, che noi anticipiamo sul cantiere finale, cioè lo smantellamento, la pulizia, stanno cominciando a guardare un po' di impianti che ci sono sotto, cose di questo genere. L'altra metà sono la terra da mettere a riempimento e il prato. Mi fa piacere sottolineare che quest'altra metà di somme verrà poi riutilizzata, perché siamo già d'accordo col Dipartimento Ambiente, ho parlato con l'assessore Ialacqua, che loro avevano in programma di acquistare del prato da mettere, adesso non ricordo bene in che zona della città, e quindi una parte del prato glielo daremo noi, quindi anticipando delle somme loro, quindi non ci sarà per fortuna nessuno spreco. Tempistica, che è la cosa più importante a cui tutti teniamo, il Dipartimento, l'ingegnere Amato ha dato, mi sembra, il 15 novembre come tempo per ultimare questi lavori, diciamo, di sistemazione temporanea del prato. Quindi 15 novembre, diciamo, quindi entro fine novembre si potrebbe avere anche questo allestimento fatto dai commercianti. Poi ci facciamo le feste di Natale, speriamo tutti tranquilli e sereni, e poi con calma dopo le feste togliamo il prato, togliamo la terra e partiamo col cantiere per la pavimentazione, impiantistica, sarà fatta anche una manutenzione straordinaria di tutta la grande pensilina. Questi, diciamo, i dati essenziali.